Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui con un nuovo video, visto il mio trucco e parrucco e amichetto appeso per Halloween. Come state? Spero tutto bene. Come potete vedere, il mio amichetto appunto è il tema del mio trucco. Andremo a realizzare un bel ragnone. L'anno scorso, vi lascio qui sopra il link, insomma, per andare a vedere il tutorial passato, avevo fatto dei ragnetti un po' più, diciamo, semplici e carini per bambini, una cosa un po' più semplice. Quest'anno ho voluto alzare il tiro e ho voluto, insomma, andare a realizzare un ragno con le perline, e devo essere onesta, mi piace veramente veramente tanto. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al tutorial di lui, ma come sempre, dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao, alla prossima e Happy Halloween! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà del filo con la solita tecnica wire che uso io, in questo caso è silver, e avremo bisogno di due misure, uno da 0,40 e uno da 0,80. Del filo da 0,80 alla fine basteranno circa 10 cm, un pezzetto da 10 cm, di questo invece ci serviranno 4 pezzi di circa 11-12 cm. Poi serviranno un po' di perle perline varie, serviranno due perle, una un po' più grande e una un po' più piccola, in questo caso qui ne ho una da 18 mm e ne servirà un'altra da 14, se non le avete va benissimo anche di misura un po' più piccole, però l'importante è che una sia un po' più grande dell'altra. Poi serviranno delle toe twisted, delle bugle, quelle allungate, diciamo così, vedete? Questa è lunga 9 mm, è ovviamente nero. Poi serviranno delle Miyuki, almeno io utilizzo le Miyuki, ma se avete anche altri tipi di perline vanno bene, insomma, gestiteveli voi sia i colori sia la grandezza, come sempre, io vi do l'idea e voi appunto poi vi sbizzarrite. Quindi questo qua il colore silver, e poi ho preso anche dei cristalli, e anche questi sono un silver un po' più scuro. Poi serviranno delle coppette, ne servirà una coppettina, in questo caso qui è color argento da 12 mm. Poi servirà una monachella, uno spillo con appunto il cappietto, e poi i soliti ferri del mestiere, le varie pinze. Ok, prendiamo il filo più piccolino, quello da 0,4, e andiamo a fare un piccolo cappiettino. Più piccolo lo si fa, meglio è. Così, in questa maniera qui. Adesso prendiamo la perlina, quella un po' più grande, il cristallo argentata, e lo infiliamo in questo modo qui. Adesso andremo ad alternare e metteremo 8 di questi, diciamo, perline lunghe, allungate, e andremo a mettere tra una perlina allungata e l'altra le perline, quelle argentate più piccoline, in questa maniera qui. Adesso appunto alterniamo. E per concludere il tutto non metteremo la perlina piccolina, ma quella un po' più grande, il cristallo un po' più grande, quello da 2,5, e praticamente ci troviamo così. Adesso andiamo appunto a fare un'altra isoletta, però prima io faccio così, guardate, mi sposto un pochino qui, ok, salto 4, mi fermo qui. Prima faccio un blocco generale di qua, proprio grande, giusto per non far scappare fuori, diciamo, le perline, ok? Vado quindi dopo la quarta perlina, quella nera, salto questa qui argentata, metto
la pinza conica e praticamente vado a fare un cappietto in questa maniera qui, vedete? Ok, faccio un cappietto, quindi mi avvicino poi con l'altra parte e quindi vado ovviamente prima di chiudere, vado a tagliare il pezzettino in eccesso e poi chiudo facendo appunto un cappietto anche da questo lato qui. E quindi ci ritroviamo questa situazione, come potete vedere. Questo procedimento andremo quindi a ripeterlo per altre 3 volte. Ed ecco fatto, ho ripetuto il procedimento per altre 3 volte e questo è il risultato. Mettiamo da parte e adesso andiamo a fare il corpo del nostro ragno. Quindi prendiamo le perline e prendiamo il filo da 80, quindi tagliamo un pezzettino, andiamo a fare come prima anche qui un bel cappiettino, più piccolo è sempre meglio, eh? Ok, ci siamo, lo vedete? E quindi adesso andiamo a inserire prima quello più grande, ok, poi andiamo a inserire le zampette, andiamo proprio a inserirle così, in questa maniera qui, poi andiamo a mettere la coppettina in questa maniera qui ed infine andiamo a mettere l'ultima perlina in questo modo, vedete? Schiacciate bene, mi raccomando, proprio queste non si devono proprio muovere, ok? E qui andiamo quindi a fare la stessa identica cosa di prima, andiamo a mettere a fare anche da questo lato un cappietto. Ovviamente andiamo a tagliare intanto il filo in eccesso e andiamo quindi a fare su il cappiettino. E ok, ovviamente adesso andiamo a sistemare il tutto. Ok, una volta che abbiamo sistemato le zampette del nostro ragnetto, prendiamo il nostro spillo, apriamo un pochino il tutto, andiamo a metterlo qui nella codina, diciamo così, lo chiudiamo bene, ok, e andiamo a inserire nuovamente il nostro toe, quindi mettiamo questo, mettiamo le perline, quelle un po' più grandi, i cristalli, ok, alterniamone. Nella lunghezza che desiderate fare voi, ovviamente. Ok, adesso andiamo a fare il cappietto, ma prima andiamo a tagliare il pezzo in eccesso e poi appunto andiamo a chiudere il tutto, bloccare il lavoro del nostro orecchino. Prima di bloccare definitivamente il cappietto, mettiamo la monachella e poi ovviamente andiamo a chiudere meglio.
Ed ecco fatto, sistemato un pochino ancora meglio le nostre zampettine e insomma a me piace tantissimo. Poi ovviamente potete farlo più lungo, più corto, come volete, potete fare la copia, insomma, oppure potete usarlo ovviamente anche come ciondolo. Io come al solito vi do le idee e poi voi vi sbizzarrite. Comunque, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e spero sia tutto chiaro. Però, come sempre, per dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao, alla prossima e Happy Halloween!